ogni settimana scopriamo un tassello nuovo di quello che riguarda la musica in calabrese, una musica calabresana, non nel senso semplicemente di territorio, ma proprio che parte da questa zona per allargarsi, per arrivare a livello nazionale, internazionale. Abbiamo conosciuto in queste settimane tantissimi artisti, gruppi, solisti che hanno continuamente questa passione nel loro cuore, nella loro anima, nel proprio sangue. Oggi andiamo a conoscere un giovane artista che è Massimiliano Ala. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a tutti. Sì, Max, tu arrivi da Barbania, hai 22 esatto. anni, sei un giovanissimo, ma la tua carriera sta iniziando a prendere sempre più piede. Vorremmo conoscere con te appunto un po' della tua storia, ma anche capire come in Canavese possa essere sviluppata la musica. Tu che sei nell'ambito prima chiacchieravamo a telecamere spente, pop, ma più in realtà R&B, soul, quindi un genere molto più ampio rispetto a quelle che sono le catalogazioni normali che noi giornalisti spesso utilizziamo. Certo. Massimiliano, raccontaci come ti sei approcciato al mondo della musica, al mondo del canto, tu che sei cantante e autore di testi. Allora, tutto quanto è iniziato quando avevo circa 9 anni. Mia madre mi ha scritto quasi per gioco, giusto per darmi un hobby di per sé nei pomeriggi dopo scuola, quello che era. E ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte classico con una signora a Barbania, quindi proprio così, a tempo perso, diciamo. Certo. Per 4 anni sono andato avanti così, poi per un motivo o per un altro ho dovuto smettere e ho preso un attimo un annetto di pausa, possiamo dire così, e poi sono venuto a conoscenza del liceo musicale di Rivarolo, perché mio fratello già frequentava lezioni di strumenti e cose del genere, anche mia madre canto, queste cose qua, quindi mi sono approcciato anch'io. Ho provato prima batteria, poi per un pochettino ho suonato la chitarra e poi ho trovato, diciamo, la mia quadra nel canto, e nel pianoforte d'accompagnamento, che studio tuttora. Quali sono gli artisti che ti hanno influenzato di più, che ti stanno influenzando e che ti portano ad avvicinarti a questo genere di musica che tu adori? Allora, innanzitutto dobbiamo partire da uno dei pochi artisti italiani da cui ho preso spunto nel periodo di scrittura, diciamo, che è Alex Baroni, Ah, uno dei pochi grandissimo. cantanti, a mio dire, che ha fatto soul e Che R&B in purtroppo Italia. abbiamo perso troppo presto. Esatto. Diciamo che è stato probabilmente il più grande artista italiano da cui ho preso spunto, probabilmente. Poi, ai tempi di adesso, pochissimi artisti diciamo, mi emozionano o fanno cose bene o male simili a quello che piacerebbe a me. Uno Certo. dei pochi è Mahmood. Però diciamo che principalmente i punti di riferimento sono oltreoceano, quindi prendendo da Bruno Mars nell'ambito pop, che ero comunque con una voce molto prorompente, possiamo dire, oppure in ambito specifico, tipo in R&B, Chris Brown, oppure le voci storiche come Whitney Houston, Celine Dion, comunque prendo spunto un po' dovunque, dal mondo pop, dal mondo tra virgolette classico italiano, dal rap, un po' da tutto quanto. Mi piace prendere, diciamo, i punti a favore di ogni piccola cosa che mi Certo. piace e creare un mio linguaggio un po' più strutturato, Questo è importante perché non è copiare, ma prendere, come dici tu, ecco. spunto, Giusto, crescere e poi alla fine fare proprio quelle che possono essere le influenze e trasformarle in qualcosa di eh? tuo. Esatto, è quello che cerco di fare. Ecco, dicevo prima che canti e scrivi anche testi. Sì. Testi che sono basati su che cosa? Cos'è quello che ti ispira di più? Allora, adesso all'attivo ho 4 singoli e diciamo che prettamente sono tutte quante tematiche sentimentali. Alcune leggermente più malinconiche, alcune viste come raggiungere un punto di rottura e altre in modo un po' più leggero. Diciamo che seguo questa tematica anche per il singolo che verrà pubblicato a breve. Non posso ancora dire date e niente, però a breve ci saranno Sappiamo, notizie. ci terremo in contatto e lo sapremo meglio. Esatto. E diciamo che per ora quelle sono le tematiche, però diciamo, ho molti pezzi che ancora non hanno visto la luce, diciamo, che trattano di tematiche magari più generiche o semplicemente personali, che però preferisco aspettare a mettere in mostra perché voglio portarli al punto quasi di perfezione per me, in Certo. modo da dare il massimo possibile. Beh, è vero che appunto è un percorso che è iniziato giovanissimo, ma che tu ancora giovanissimo stai portando avanti e la possibilità di crescita, dato, sono grandissime, quindi è anche giusto prendersi i propri tempi. Certo. Senti, arriviamo da un periodo difficile, diciamo un pochettino con tutti i nostri ospiti, dove soprattutto il mondo dello spettacolo in generale, e in particolare quello della musica, ha subito uno stop difficile. Ecco, tu da artista, come hai vissuto questo periodo di stop, di lockdown?
E la musica è stata in quel periodo è stata utile, è stata diciamo così, un metodo per andare avanti, per crescere. Come l'hai vissuto? Allora, diciamo innanzitutto la parola chiave è proprio crescere, l'hai detta alla fine, è stata perfetta, perché di per sé io prima della quarantena, della prima, non mi sono mai approcciato alla scrittura di per sé. Ho sempre soltanto studiato musica, ho preso lezioni di canto, perché pensavo anche di non essere in grado di scrivere musica. Poi trovateci nella situazione in cui eravamo, di per sé avevamo tanto di quel tempo da sprecare che abbiamo dovuto trovare il modo di impegnarlo. Permettimi, in questo caso non è stato sprecato, ma è stato utilizzato in Tutt'altro, maniera tutt'altro. Di per sé, intelligente. in quel periodo lì ho messo le basi di quello che sto cercando di costruire adesso. E infatti il mio primo singolo è stato scritto in quarantena, per intenderci, quindi è proprio arrivato da lì. Di per sé io non l'ho vissuta tanto, però, questa grande limitazione, di per sé, perché prima di per sé mi toccava relativamente. Io mi esibivo soltanto tramite liceo musicale, quindi saggi, tra virgolette, scolastici, per intenderci. Quindi di per sé non l'ho sentito tanto. Ovviamente è stata una grande batosta per tutti, immagino, anche dal punto di vista soltanto psicologico, nel senso che anche rimettersi poi su un palco dopo, per quanto per me fosse una cosa relativamente limitata, è stato comunque impegnativo, perché dopo 2 o 3 anni di stop, per quanto sia magari un ambiente comodo come quello che può essere magari un saggio di fine anno con il liceo musicale, è comunque un piccolo step in più che devi rifare di nuovo da capo come se fossi tornato all'inizio. Però di per sé, nel male ci ho trovato una cosa buona, ecco, molto buona, posso È dire. stato un momento, appunto, come diciamo, come ben detto, di crescita, di maturazione per fare un passaggio che molto probabilmente, diciamo che non ci fosse stata questa limitazione, avresti forse faticato un po' di più ad arrivare. Sì, probabilmente sarebbe arrivato un pelino più avanti, perché io sono una persona molto maniacale, ma soltanto in quest'ambito, nel senso che la musica è l'unico punto, l'unico, diciamo, ambiente in cui mi piace essere proprio fiscale nei dettagli. Quindi, avendo avuto il tempo, appunto, ho potuto dedicarmici e coltivare di fatto questa cosa che non avevo mai coltivato prima, non ci avevo neanche mai pensato a scrivere testi. Quindi, sì, decisamente. Il Calabrese è un territorio che storicamente tu sei molto giovane, io qualche annetto in più mi permetto di dire sempre, che ha dato i Natali o comunque è stato un territorio dove sono cresciuti tanti musicisti, band, Certo. anche che hanno calcato palchi importanti. Ecco, visto dagli occhi di un giovane artista, il Calabrese è un territorio in cui fare musica è il tipo di musica che tu. Facile, difficile, ti permette di avere i giusti spazi o cosa servirebbe perché si possa fare uno step successivo? Ok, allora, diciamo che limita, effettivamente limita molto le possibilità di un artista, però è un ambito in cui se non dai il tutto non arrivi da nessuna parte, per quel poco che ho potuto vedere io fino adesso. Quindi si tratta di fare sforzi, di fare sacrifici, e uno di quei sacrifici può anche essere magari partire quel giorno e andartene a Torino invece che andartene nello studio vicino, nel paese accanto. Sono quelle piccole cose che ti portano a entrare in contatto con realtà differenti e ovviamente più grandi, dove ci sono più artisti, dove ci sono più punti di vista. È limitante. Ma fino a un certo punto, ecco, bisogna avere quella voglia in più, Sì, quello step, Sì, diciamo che esatto. quell'input che ti dà effettivamente dice ok, oggi mi alzo e se voglio arrivare so che devo faticare un po' di più e ci metti Esatto, quell'energia necessaria. quello sicuro. Poi io personalmente trovo che il canavese mi dia tantissimo a livello di scrittura, perché per quanto siano paesaggi che ormai vedo tutti i giorni, nella mia quotidianità ho imparato ad apprezzarli di per sé, no? Quelle piccole cose, che ne so, per esempio una chiesetta in mezzo a un prato, può sembrare una cosa scontata, però vedendola nell'ottica di provare a scrivere un testo, da quell'ottica un po' più poetica, no? E conoscendo i dettagli di determinati posti, riesci a arrivare, diciamo, a piccole connessioni, io le chiamo connessioni neurali, che poi non è vero, però per arrivare a quel momento di illuminazione in cui trovi la quadra per scrivere magari una determinata cosa nella chiave che tu stavi cercando, che magari fatica a trovare. Io scrivo molto all'aperto e devo ringraziare il canavese per la maggior parte delle cose che ho scritto, in realtà. Beh, vedi che alla fine dei conti tra una critica, secondo me, positiva, nel senso di dire che effettivamente si potrebbe fare qualcosa di più, si è arrivati in realtà a quello che è una cosa molto molto buona, che è quella di Certo. un territorio che è stimolante, si vede la musica di tutti i giorni, soprattutto la musica giovane, dove trap o rap alla fine prende spunto dalle città o comunque dai paesi di prima cintura delle grandi metropoli, dove ci sono delle difficoltà, quelle difficoltà vengono portate in musica, giustamente tu dici le cose belle o comunque che possono essere anche in particolare del nostro territorio, possono essere stimolanti Certo. per la creazione di una canzone.
È naturale che si arriva alla fine di un'intervista e non si può non chiedere quali sono le aspettative da parte di Massimiliano Ala, che tra l'altro tu hai anche un nome artistico, Sì, esatto. che sarebbe... Il mio nome d'arte è Mandy, scritto Man D, che è sostanzialmente un acronimo. Non so per quale motivo di per sé, però mi è sempre rimasta impressa questa cosa, anche perché conoscendomi più di chiunque altro so come sono fatto, e sta per My Ambitions Never Die in inglese, ovvero le mie ambizioni non moriranno mai, è probabilmente la chiave proprio che c'ho scritto qua dietro, ancora non vedo, come Ecco. l'etichetta, e sono fatto così, non c'è niente da fare, quindi ho scelto di prendere quello come parte di me, come nome anche artistico. Allora, Mandy dove vorrebbe arrivare? Sogno nel cassetto, Sanremo. Sogno Sanremo è il palco più importante d'Italia. Non facendo rap e trap, mi sembra proprio anche forse il posto migliore per quello che voglio fare io. E poi invece a livello più, diciamo, pratico, mi piacerebbe semplicemente riuscire a dare una voce a, ovviamente, quello che provo, quello che è, perché vedo la scrittura come una piccola terapia introspettiva, più che altro per me e per chi l'ascolta. Cioè, vedo così le canzoni che ascolto, cerco di trovare la chiave che l'accomuna alla mia vita Certo. e, diciamo, mi faccio trasportare da quello che mi trasmette la canzone. Quindi, semplicemente riuscire a dar voce a quelli che sono i miei sentimenti, i miei punti di vista, e dar voce a un genere che secondo me non è abbastanza considerato al pari degli altri in Italia. Ti chiedo in ultimo, visto che adesso stiamo parlando di musica, ormai del 2023, che non è più supportata sotto il punto di vista di quelli che erano i supporti una volta con i CD, disco, eccetera, ma Certo. c'è molto, ormai sono molte piattaforme. Certo. L'idea di un disco ce l'hai in testa oppure preferisci come già anche altri artisti ci hanno raccontato che effettivamente oggi le piattaforme sono forse, e quindi la musica digitale è il presente e il futuro della musica. Allora, sicuramente sono cambiate le richieste generalmente nel mondo musicale. Il disco sicuramente è una cosa che voglio fare, senza ombra di dubbio. Non so ancora dire quando, onestamente, perché al Certo. momento preferisco preoccuparmi, diciamo, giorno per giorno, no? Quindi Sì. singolo per singolo, appunto perché il prodotto che hai ricercato è diverso. Quindi cerco di crearmi un pubblico che possa apprezzare i miei pezzi singolarmente prima. Certo. Facendo vedere tutte le sfaccettature, ma in modo separato, in modo da avere poi alla fine di tutto quanto, questo, diciamo, piccolo percorso iniziale, un progetto complessivo che possa, diciamo, essere racchiuso come l'inizio. Ok? Quindi non voglio essere uno di quelli che fanno tanti album o comunque che si impegnano a fare tante cose, preferisco farne poche al momento giusto e fatte bene. Qualità. Quindi senza fretta, non nego che ho molti pezzi, ho anche già pensato di fare album, però non è il momento secondo me adatto per parlare di un album o di un progetto comunque di più tracce, Beh, tanto il tempo ecco, no. c'è e Certo. bisogna giustamente sfruttarlo nella maniera migliore, in maniera intelligente. Massimiliano, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille. Sicuramente attendiamo di sapere quali saranno le novità, quindi ci sentiremo più avanti. Anche perché saremo anche curiosi di sentire questo nuovo singolo. Molto volentieri. Grazie di esserci venuti a trovare. Grazie a voi. Ripeto, in bocca al lupo e grazie anche e soprattutto di aver dimostrato ancora una volta che in canavese c'è tanta roba buona, nel senso a livello Sì. musicale, che ci regala delle emozioni e soprattutto che ci sono dei giovani che hanno le idee chiare e vogliono arrivare lontano. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Buona giornata a tutti.